quindi cose d'archeologia sperimentale, in maniera molto sintetica. È un campo di studi finalizzato alla verifica di ipotesi archeologiche mediante il ricorso a esperimenti replicativi, attraverso la quale si può giungere a una migliore comprensione di alcuni aspetti del mondo del passato e da verificare teorie espresse sulla base dei soli dati archeologici. Quindi l'elemento fondamentale che dobbiamo tenere in considerazione è il dato archeologico, tendenzialmente ciò che noi recuperiamo durante la ricerca, quando essenzialmente facciamo lo scout. Chiaramente alcuni dati possono essere raccolti attraverso le raccolte di superficie, i sardi e così via, però diciamo che il momento principe del recupero del dato è lo scout. Quindi tenere fortemente in considerazione il dato archeologico. Poi nello specifico, quando ci si occupa di metalli, è un campo, una sottobranca diciamo dell'archeologia, che si può unire anche all'archeologia sperimentale, che è quello che si occupa dei metalli, dei materiali metallici che vengono dal passato, approfondendo quegli aspetti che sono legati alla produzione, che va però dall'estrazione del minerale fino all'oggetto finito. E poi quell'oggetto va contestualizzato, quindi in che cosa? Nel contesto storico, culturale ed economico di appartenenza, d'accordo? Questo per avere un'idea sintetica di quello che è il campo che andiamo ad affrontare. Poi noi praticamente per la fase più avanzata della società nuragica, soprattutto la fase più tarda, abbiamo che cosa? Un qualcosa che ci accerca, una enorme produzione di metallo, di oggetti in metallo. Si va dalle materie prime a tantissimi oggetti finiti, strumenti, oggetti di culto e così via. Quindi quel lavoro che si è iniziato con questa ragazza cosa voleva fare? Voleva focalizzare l'attenzione su quello che era una fase della produzione di un oggetto, la navicella nuragica. Quindi significava che cosa? Che si tralasciava un aspetto, quale? Quello che qui è rappresentato in questa immagine, che è un'immagine abbastanza nota da pubblicazioni illustrate di tipo archeologico. Che cosa rappresenta questo? Quella che dovrebbe essere ipoteticamente la fase di estrazione, individuazione, estrazione del metallo da una miniera e riduzione del metallo, cioè l'estrazione di fatto del metallo dalla roccia, dal suo minerale. Questo è un processo che io sinceramente vorrei provare a replicare, ma un procedimento molto lungo e costoso, perché da un lato bisogna, a livello anche di ricerca, perché bisogna recuperare il minerale, il che ormai in Sardegna, visto che è stato quasi tutto diciamo sfruttato, è molto difficile. Dopodiché bisogna mettere in campo con tecniche preistoriche o protostoriche le attività di estrazione. Ciò significa che bisogna ricreare, quindi con la cottura del minerale, il minerale va sbriciolato, quindi bisogna arrivare a un minerale abbastanza pulito da tutte quelle che possono essere le scorie. Poi bisogna fare che cosa? C'è la cottura in base al tipo di minerale, quindi se il solfuro va sottoposto a cottura per eliminare una parte dei componenti, e poi va inserito in quelle che si ipotizzano siano dei forni o qualcosa del genere per estrarre fisicamente il metallo dal minerale. Un procedimento lungo che richiede non solo il minerale, ma anche quindi abbondante quantità di legna e tempo. Dopo è stato provato, non in Sardegna, ma fuori, in alcuni casi sono riusciti a farlo, ma non è così banale. Spesso ad esempio si riesce a ottenere del rame, ad esempio nel caso che si vuole estrarre del rame, però non si ottiene, magari, perché chiaramente le nostre conoscenze sono limitate, per questo bisogna replicare tante volte l'esperimento, non si ottiene il massimo del risultato. Cioè quel minerale non dà tutto quello che potrebbe dare, ad esempio. Quindi ci sono tutta una serie di problematiche che bisogna affrontare, che sono estremamente complesse e da un certo senso anche costose, perché richiede un'attività di ricerca come dire, dedicata solo a quello, in un certo senso, perché sono attività che uno deve replicare costantemente per acquisire maestria. Quello che veniva detto poco fa, bisogna acquisire esperienza, comprendere dove è l'errore, mettere a posto quell'errore, poi il giorno dopo scopri che di errore ce n'è un altro, quindi devi superare anche quello. E quindi è anche poi la ricerca va unita a che cosa? Dato archeologico, recuperiamo magari minerali, recuperiamo manufatti e così via, percentuali, dati, dobbiamo unire le due cose, le cose costano. Quindi una ricerca di questo tipo è costosa e delle ingenti anche capacità. Quindi questa è una parte del processo che ad oggi non siamo ancora riusciti a fare, anche perché manca in buona parte il dato archeologico delle aree di estrazione del minerale e delle aree dove si riduceva il minerale, nel senso che molto probabilmente le miniere, la Sardegna come sappiamo, le miniere di metallo sardo hanno iniziato ad essere sfruttate in età protostorica fino praticamente agli anni 80, soprattutto quelle di rame e così via. Ciò significa che molto probabilmente gli sfruttamenti
le coltivazioni nel corso dei secoli hanno obliterato, se non cancellato definitivamente, le lavorazioni antiche. In alcuni casi abbiamo dei dati che ci dicono che certe miniere erano usate come se sono state recuperate in aree minerali, lucerne nevralgiche, così via. Ci dicono che già in epoca così antica c'era lo sfruttamento di quelle aree. Però ci manca un dato più concreto, probabilmente c'è anche una carenza dell'indagine archeologica che dovrebbe focalizzarsi magari un po' di più sulle aree minerarie e poi provare ad individuare queste sorta di grandi, diciamo, aree produttive, perché si tratta di aree dove il minerale veniva cotto, bruciato, quindi dovrebbero teoricamente essere, con un po' di fortuna e di dedizione, si potrebbe riuscire a individuare attraverso tracce del terreno e così via delle aree di lavorazione. Quindi anche l'indagine archeologica ci deve mettere, diciamo, deve investire su questo passaggio. È un passaggio complesso, però è necessario, perché questa parte, diciamo, del lavoro ci manca. Okay? Quindi noi abbiamo, quindi, che cosa? Focalizzato la nostra attenzione su questo momento. Questa è sempre una ricostruzione di quello che poteva essere il momento in cui si fondeva il bronzo, e noi essenzialmente ci siamo basati su questo tipo di ricostruzione più o meno, no? Raggiungere, svolgere questo processo, quindi non guardare semplicemente all'oggetto finito, ma ricostruire la filiera, ok? Questo momento, quindi il momento in cui, diciamo, loro avevano già a disposizione la materia prima, come si è detto, le cosiddette panelle, le panelle di rame, le panelle di stagno e così via, utilizzarle, fonderle, trasformare il metallo, portarlo allo stato liquido e poi ottenere l'oggetto finito. Per fare questo dobbiamo considerare due passaggi fondamentali che in archeologia sperimentale sono sempre particolarmente importanti. L'indagine archeologica, e quindi come ho detto prima, tornando al discorso di poco fa, noi ci dobbiamo basare sul dato che abbiamo, ciò che riusciamo a trovare, documentare e pubblicare soprattutto. Diciamo che in un certo senso per un archeologo non vale tanto, o meglio, il passaparola è importante se si hanno notizie, ma la realtà dei fatti è che uno, quando deve lavorare su una base scientifica, ha bisogno di qualcosa di scritto, perché è su quello che poi si fanno le valutazioni e ci possiamo confrontare anche. Quindi noi abbiamo bisogno di dati pubblicati. Se il dato di uno scavo, uno può aver trovato la cosa più interessante del mondo, ma se quel dato viene soltanto ogni tanto tramandato, così, per via orale, per me, a me non dice niente, perché io ho bisogno del dato scritto, delle planimetrie, dei disegni, delle foto, di sapere dov'è quel materiale per andarlo a vedere, di sapere dov'è quel materiale per magari poter organizzare un'analisi. Quindi è l'elemento fondamentale del dato archeologico. Poi, l'archeologia sperimentale deve considerare una cosa, tutto ciò che non abbiamo più. Quindi c'è un mondo di oggetti, di manufatti, materiale deperibile che noi non abbiamo più e non avremo probabilmente più, salvo rarissimi casi eccezionali, soprattutto alle latitudini come quella della Sardegna, dove, salvo casi eccezionali di ambienti umidi, un po' conservati, qualche oggetto realizzato in materiale deperibile è giunto fino a noi, diciamo che tutto quello che vedete tra le mani di questi personaggi è materiale deperibile, a noi non arriva. Dobbiamo lavorare, in questo caso che cosa? Ci può aiutare l'etnoarcheologia, oppure l'etnografia, oppure il dato archeologico ma legato alle iconografie. Noi non abbiamo tendenzialmente, non sappiamo come erano i mantici, cioè i sistemi per la trasmissione dell'aria, poi farò vedere tutto questo sistema, dei nuragici. Lo abbiamo ad esempio in ambito egizio, ma in alcuni casi abbiamo delle raffigurazioni dove i mantici erano azionati con i piedi. Abbiamo, come ho detto, esempi etnografici, quindi ci rifacciamo su quello. E altri vari elementi che vi descriverò sono quelli su quali noi dobbiamo, da un lato, basarci su dati disponibili, da un lato lavorare con la fantasia, però attenzione, mettiamo sempre le virgolette. Questa fantasia deve essere sempre ragionata e, dal mio punto di vista, semplificata al massimo. Se noi carichiamo troppo di tutte le nostre conoscenze e abbiamo solo l'obiettivo di raggiungere l'oggetto finito, noi riusciremo sempre a trovare una soluzione pratica, perché noi abbiamo molte conoscenze. Come ha detto il Signore poco fa, noi manca la manualità, magari perché siamo fuori da quel tipo di mondo, no? Compriamo, noi andiamo ad acquistare tendenzialmente, gli artigiani sono sempre meno, oppure c'è la grande industria. Quindi siamo lontani, mentre già 50 anni fa alcuni oggetti magari non erano tutti artigiani, però il ferro per i cavalli, per i buoi e così via, c'erano molti che se li sapevano fare. Ora si comprano, c'è chi li produce, basta, d'accordo? Quindi c'è una parte di quel mondo che non esiste più. Di conseguenza noi, quando
dobbiamo aggiungere qualcosa, dobbiamo stare estremamente attenti. Dobbiamo farlo su elementi semplici, senza sovraccaricare troppo, altrimenti veramente usciamo fuori dal contesto e il nostro obiettivo è solo creare un oggetto, non provare a immedesimarci nella funzionalità di quello che troviamo e nella fatica anche che loro facevano, che noi fatichiamo secondo me 10 volte tanto loro, perché loro avevano loro conoscevano il loro mestiere, quindi nell'ambito delle loro conoscenze tecnologiche loro erano bravi e riuscivano sicuramente a ottenere il massimo dal loro potenziale. Quindi un elemento dal quale dobbiamo partire sono i crogioli. In ambito archeologico, tendenzialmente in Sardegna, come fuori dalla Sardegna, il crogiolo, cioè l'elemento che va a contenere il metallo per la fusione, ha questa forma. È una forma abbastanza diffusa. Come ho detto, in Sardegna ne troviamo, ma non ne troviamo tantissimi. Non è un oggetto come tante altre ceramiche che si trova le ciotole, le olle e così via. È un oggetto raro. Sedilo in questo. Si fa piacere di dirlo, visto che siamo qua, si distingue. È stato trovato nella capanna, nella capanna 3 di Loi, ne ho trovato uno io stesso con i ragazzi quando scavavamo 2 anni fa a Susurpiaghe. Sono praticamente dei, poi dopo li vedremo quando proveremo a fare la sperimentazione fuori, sono essenzialmente dei contenitori ceramici abbastanza spessi, dalla forma quasi di un cucchiaio, però con un manicotto solitamente forato. Questo foro può avere una forma come questa, diciamo, come la punta di una lama. In alcuni casi sembrerebbe quasi la punta di quella che sembra la costola di una lancia, o comunque una lancia con un pugnale costolato. Più probabile riteniamo una lancia, eventualmente veniva proprio infilato questo elemento per poi effettuare la colata. Vorremmo riuscire a fare anche quel passaggio, perché io ancora non l'ho capito bene come inserire, perché a volte questo elemento non è particolarmente profondo, e anche la stabilità, chiaramente io non ho ancora una grande manualità, quindi la stabilità del crogiolo, muoverlo e così via, è ancora una cosa che va gestita. Comunque tendenzialmente l'idea è che comunque questo foro servisse per inserire un elemento di presa per movimentare il crogiolo nel momento in cui si inserisce nel fuoco, si fa la colata. Poi l'altro elemento fondamentale che troviamo spesso, riteniamo associato anche per le tracce a volte di fuoco che si hanno su questi elementi, sono questi resti di tubo. Anche questo viene dai lui. Queste sono delle tuyere praticamente. Tuyere sono praticamente degli ugelli, è come un tubo. La parte centrale è quella forata, sono sempre realizzati in ceramica. Attenzione, come quello di prima, sono sempre realizzati in ceramica. Anche questo viene, come ho detto qua, da sedilo, è come un tubetto più o meno lungo. Ok, qual è lo scopo di questo oggetto? È praticamente quello che impedisce che vada a fuoco tutta la parte deperibile. Dopo vi farò vedere bene in che parte dell'area di fusione va inserito. Sarebbe l'elemento che fa da scudo tra le parti deperibili che si incendierebbero, perché le temperature sono molto elevate, e il crogiolo, per fare il trasporto dell'aria per alimentare le fiamme. Quindi, anzitutto, cosa dovevamo fare nella nostra sperimentazione? Provare a riprodurre questi oggetti. Quindi, come in un certo senso le cose già spiegate, bisogna andare in campagna e fare che cosa? Recuperare argilla. Siamo andati in vari posti, abbiamo recuperato vari tipi di argilla e le abbiamo provate, semplicemente. Tutta questa fase della ricerca è stata priva di analisi, siamo andati proprio, come dire, a fare un'esperienza, non basandoci su, noi quando facciamo le fusioni non usiamo termocoppie, andiamo proprio un po' da un lato a occhio, poi col tempo uno sviluppa l'esperienza, la nostra è molto limitata, però ci basiamo ancora su questo. In un certo senso abbiamo fatto per immedesimarci il più possibile, anche se non avevamo le loro competenze, nella loro persona. Quindi recupero dell'argilla, l'argilla si va a triturare e si tratta come un qualsiasi vaso. La differenza è che questa è una forma molto grezza, perché quindi ha molti degrassanti all'interno e così via, perché deve sostenere alte temperature. Quindi non si pone essenzialmente un problema di qualità estetica dell'oggetto. L'oggetto, la superficie non è necessario che venga rifinita e così via. Quindi queste le problematiche legate al mondo della ceramica, sulla qualità dell'oggetto, sul fatto che possa essere più o meno impermeabile o così via, non si pone.
Elemento fondamentale però qual è? Che sia un'argilla che abbia la capacità di sostenere in maniera adeguata il fuoco. Quando è le fiamme e alte temperature. In entrambi i casi. E soprattutto che sia anche un'argilla che tenda, quindi con una volta trasformata in ceramica, che tenda a non vetrificarsi o a non farlo troppo in fretta. Nel senso che anche buone argille nel nostro caso si sono vetrificate, però abbiamo raggiunto in quel caso temperature molto alte. In alcuni casi invece ci sono stati dei tentativi, abbiamo fatto con alcune che si vetrificavano quasi subito, iniziavano a squagliarsi perché non erano buone, non erano adatte a quel tipo di lavorazione. Sono chiaramente sempre argille, quindi destinate al fuoco, perché le argille se ne possono usare di due tipi. Le argille anche per un contenitore per derrate secche, può essere anche un'argilla che può non sostenere grandi temperature, tanto non ha un problema. Invece quella destinata a cotture e soprattutto queste attività dove le temperature raggiungono i 1000 gradi devono essere un po' più selezionate. Poi diciamo che da questo punto di vista, come dire, una volta che l'artigiano individua il giacimento migliore alla sua portata, a meno che non abbia un sistema di commerci per cui sia in grado di farsi di un approvvigionamento particolare, ma secondo me riuscivano ad approvvigionarsi nel loro bacino cercando, si trovava il migliore. Però noi abbiamo notato anche questo, che tendenzialmente si riesce a lavorare anche con argille non eccezionali. È chiaro che si va incontro a delle problematiche, il crogiolo si può spaccare con maggiore facilità, è più soggetto a degli stress, però mettiamola così, se voglio realizzare qualcosa, a meno che non sia proprio un'argilla inadatta completamente, un risultato si può ottenere, ok? Però è chiaro che la tendenza è sempre quella a scegliere ciò che ti dà durabilità maggiore e prestazioni migliori. Quindi queste manufatte in argilla, quindi con tutte le questi sono i vari tubi, crogioli di varie forme e dimensioni che abbiamo realizzato. Va fatta essiccare, deve perdere il più possibile tutta la sua acqua, e poi siamo andati a fare una cottura sempre con una tecnica tendenzialmente di tipo pre-protostorico. Anche in questo caso, visto che abbiamo sempre archeologicamente un po' di difficoltà per costruire eventuali forni per la cottura delle ceramiche, siamo andati sulla tecnica più semplice possibile, la cottura in fossa. Cioè si realizza una piccola fossa, lì abbiamo fatto il fuoco intorno per fare la cosiddetta fase di riscaldamento, cioè che in alcuni casi potrebbe essere non necessario, ma è un sistema di sicurezza. Cioè dopo che i materiali sono ben essiccati, per sicurezza li si mette vicino alle fiamme mentre si alimentano le braci. In questa fase continuano a perdere, se ce n'è, acqua residua, e piano piano si avvicinano per evitare lo shock termico, perché se qualcuno di questi pezzi ha ancora molta acqua o troppa si rompe quasi subito. Quindi si arriva pian piano, poi abbiamo usato un po' di carbone in questo caso sulle braccia, abbiamo ricoperto il tutto di nuovo con una sorta di catasta di legna di vari spessori, facendo attenzione al posizionamento. In questo caso sempre sono oggetti abbastanza semplici, sono tubi, sono bassi, diciamo che il problema del posizionamento dei vasi è minore. Quando si deve invece mettere in cottura una grande olla o così via, già bisogna stare un po' più attenti, perché i rischi di rottura sono c'è tanto lavoro dietro. Quindi si copre tutto, si lascia andare il fuoco, tendenzialmente abbiamo ottenuto delle ceramiche più o meno buone, quindi significa che abbiamo superato abbondantemente o di poco, dipende, tra gli 800 e i 900 gradi. Sono ceramiche che poi abbiamo usato per la fusione, quindi significa che sono ceramiche, diciamo, di non eccessa qualità, però adeguate a questo scopo. Dopodiché, una volta che c'è il raffreddamento, tutto si trasforma in cenere, si aspetta, diciamo, che tutto il processo sia terminato, e poi quando sono raffreddate si estrae. Qualche pezzo si è rotto, soprattutto delle tuberie, delle tuglie, così via. Queste sono alcuni crogioli dopo la cottura. Poi l'altro passaggio, durante i contesti di scavi archeologici, i nostri musei ne sono pieni, ma ne troviamo sempre meno. Le hanno tutte trovate, sempre la questa matrice, no, forse Riccardo ne ha beccato recentemente un paio. Sono comunque i nostri musei sono pieni, sono le matrici solitamente per strumenti essenzialmente. Solitamente sono matrici steatite, questo colore verde scuro così è quello della steatite. È stata nominata prima, è un materiale, in Sardegna abbiamo cave di steatite di talco o rame. Sono ancora quelle steatite praticamente no, quelle di talco sì. Si tratta, quando si parla di talco, è esattamente quello che pensate, il talco da cosmesi essenzialmente, quello che poi si va a polverizzare e che viene utilizzato nella cosmetica, lo stesso.
sono, qual è la caratteristica di queste pietre? Poi io, anch'io ne avrei, ho le matrici, anche dopo le vedremo. Comunque la cosa interessante, poi magari ve lo, io no, ho dei frammenti per cui, con i quali faccio capire con la punta di bronzo qual è la caratteristica. Sì, questo, però dopo è interessante, questo è un manufatto che deve mantenere, però la cosa interessante è la facilità di lavorazione. Con una punta di bronzo, o comunque una punta di corno, così via, si incide molto facilmente. Quindi con una, chiaramente, come dico sempre, non bisogna avere due mani sinistre, però se uno appena appena ha un minimo di capacità, si riesce a incidere anche una forma abbastanza semplice su questa pietra senza faticare tanto. La fatica può essere quella della rifinitura per fare le cose belle lisce e così via, però essenzialmente è la facilità di lavorazione. Quindi questo tipo di pietre, loro dalla quantità di matrici sembra preferissero solitamente la steatite. Faccio avanti perché sono ricordo, Riccardo, la tua era talco o steatite? Nella cos'era? Cisto, una pietra scistosa, che una, viene usata spesso anche una pietra, delle pietre scistose vengono utilizzate, però solitamente troviamo molto spesso queste. Quindi dovevamo recuperare del talco, perché la steatite è un po' più rara ormai da trovare, io spero sempre di riuscire a fare un'incursione da quelle parti e trovarne un bel pezzo. Invece il talco si riesce bene o male a recuperarlo più facilmente. Questo è il blocco di talco, era un bel blocco, però era tutto irregolare, quindi abbiamo dovuto segare e lavorare in maniera, insomma, per avere una delle forme regolari. Questa di fatto va a formare una matrice. Voi vedete un pochino in negativo la parte scura, quella è l'impronta del pugnale che noi abbiamo inciso. Allora, quando, come si diceva prima, le matrici, noi tendenzialmente usiamo il termine monovalve e bivalve. Allora, monovalve quando, diciamo, la faccia lavorata è solo una, che sarebbe questa, anzi no, questa, e l'altra rimane liscia e viene soltanto appoggiata. Si usa proprio per gli oggetti più semplici possibile, cioè oggetti che non hanno nervature o cose di questo genere. Bivalve è quando entrambe le facce sono lavorate, quindi un oggetto che ha, diciamo, una maggiore qualità dal punto di vista tridimensionale. Questa è la matrice di talco per realizzare un pugnaletto a lema triangolare di tipo semplice, che è abbastanza tipico di una fase tendenzialmente del bronzo finale della prima del ferro. Le lame triangolari sono chiaramente iniziano prima, però noi ci siamo ispirati soprattutto alle lame triangolari della fase più o meno terminale dell'età nuragica. Poi abbiamo realizzato su un blocco, come vedete, i blocchi purtroppo non erano particolarmente grandi, quindi siamo dovuti un po' adattare. Abbiamo realizzato, ispirandoci al frammento di matrice rinvenuta nel murale Logomacchia, che sarebbe questo qui, ed è conservato presso il Museo di Sassari. Quello che si intravede, che cos'è? È la forma praticamente di un pugnale a sagamata. La matrice era per un oggetto miniaturistico, noi ci siamo un po' allargati, l'abbiamo fatta per un oggetto di dimensioni reali, perché volevamo, ci tenevamo a realizzare questo tipo di oggetto. Non abbiamo molte, praticamente, matrici di oggetti di questo tipo di oggetto in scala reale, quindi molto probabilmente la maggior parte di questi pugnali erano realizzati probabilmente a cera persa oppure con l'assemblaggio di parti realizzate probabilmente a cera persa, come ad esempio i pugnaletti trovati nella grotta di Subenazzo sono un assemblaggio, la lama è quella che appare in una spada votiva che molto probabilmente era sempre realizzata con la cera persa. Recentemente in alcuni casi sono state pubblicate le matrici, i frammenti di quella che è una lunga matrice per spada votiva, e poi non è improbabile che anche il manico, che ha tutta una sua forma un po' particolare come particolare, fosse realizzato in cera persa e poi si assemblava un manico più una lama. Quindi noi abbiamo fatto questa lavorazione sempre col talco. Quindi abbiamo ottenuto una parte di quello che era necessario, adesso lasciamo perdere la navicella. Quindi abbiamo ottenuto quindi la materia prima, poi all'oro del vero, quindi cosa vi ho detto? Ricordiamo questo, no, quello dico dopo sul discorso del materiale usato. Questi sono che cosa? La riproduzione dei mantici. Abbiamo usato il modello di mantice più forse arcaico che possa esistere, il mantice a sacca. Vedrete come funziona. È stata una fase, non di questi sono successivi. La prima fase abbiamo provato anche a fare la concia, perché siamo partiti dalla pelle di bovino, abbiamo fatto la concia utilizzando le cervella. Abbiamo escluso che si utilizzasse la lume di rocca, perché non abbiamo un dato archeologico su quello, quindi abbiamo usato tecniche che derivano da esempi etnografici, che consigliano l'uso delle cervella di animale, spalmate sulla cosa più volte e così via. Le prime sacche, insomma, siamo riusciti a conciare,
però la qualità della concia era eccezionale. Poi abbiamo rifatto le sacche con una pelle più morbida. Diciamo che quelle sacche ci facevano faticare veramente tanto, però il problema era soltanto il tempo. Se la concia va avanti con quella tecnica, però magari anziché un mese hai bisogno di 4 mesi, loro magari ce ne mettevano uno. Il problema è nostro, che non abbiamo quella competenza, quindi dobbiamo scoprirla. Quindi siamo passati a una pelle più morbida. Il modello è questo. Il modello funziona essenzialmente così: si prende aria in risalita, si chiude e si va giù. Comunque ve lo faremo vedere. Come l'aria di questi mantici, come abbiamo pensato potesse essere trasferita? Allora, l'ipotesi più semplice è che al mantice si collegasse una piana. Non abbiamo altro tendenzialmente al momento per pensare ad altri materiali, a meno che ci sono altre opzioni. O c'erano dei tubi più lunghi, sempre in ceramica, che però non abbiamo trovato fino al momento. Abbiamo delle dimensioni di un certo tipo, ma che non superano una certa lunghezza. Oppure della pelle cucita, sigillata bene, che faceva arrivare con anche con un pezzettino di canna, magari molto corto, creava praticamente il punto di aggancio a quello che vi ho detto prima, no? al tubettino, diciamo, in termini molto semplici. Quindi per trasferire l'aria dal mantice, così via, noi utilizziamo delle canne, però abbiamo un'ipotesi. La canna è molto semplice da usare, si trova facilmente in Sardegna, è molto facile forare le piccole membrane che sono all'interno, e quindi diciamo, abbiamo ritenuto di questa, ma c'è la possibilità che ci siano altre possibilità, come quelle che vi ho detto, o tubi più lunghi o che non troviamo, oppure della pelle. Quell'installazione lì, state sempre disposto per farmi correre a parlare. Praticamente si crea questo sistema e lì si mette quel contenitore per il metano. Essenzialmente, come vedete voi, cosa abbiamo realizzato lì? Una piccola fossa. Qual è il problema legato a questo? Che noi non abbiamo evidenze di forni. Il problema nostro è questo. O abbiamo sbagliato noi qualcosa, qualche archeologo o li ha beccati e noi li conosciuti, o non li abbiamo trovati, o non ci sono, o non abbiamo scavato in una vera e propria fonderia, che magari non è localizzata nelle aree dove noi andiamo a indagare. Magari noi indaghiamo sempre, che ne so, vicino al Nuraghe, vicino al villaggio nell'area centrale, magari la capanna del fonditore è un po' spostata e non abbiamo avuto la... E qui magari lì il forno c'è. Però, tornando a quel discorso di prima, se io un forno ho degli elementi di forno, non li trovo, tutto il resto significa lavorare molto di fantasia. E in più, non è semplice usare il crogiolo di questo genere col forno, perché poi magari possiamo anche discuterne. Quel sistema di forno, tendenzialmente, chiuso il signore, prevede l'estrazione, giusto, del crogiolo. È quello che sta dicendo lei, la ciotola con un ipotetico forno che chiama la ciotola, il coperto che copre la ciotola col forno. Però abbiamo il problema di che questa struttura noi non riusciamo a ecco. Quindi noi in ambito nuragico non troviamo queste strutture, quindi cosa abbiamo unito? Abbiamo i crogioli in ambito nuragico, anche in fase avanzata, qui troviamo di questo genere, troviamo quel tipo di tubi. Troviamo spesso tracce di fuoco anche all'esterno delle strutture. A volte noi troviamo, è capitato a tanti archeologi di trovare le scorie, ad esempio, tracce, piccole gocce immerse ad esempio in alcuni focolari. Succede. La domanda è: come mai ci sono quelle gocce? Facendo la sperimentazione, ho notato che riscavando dopo queste piccole fossette, io perdo spesso un sacco di bronzo quando la fusione va a buon fine, e spesso lo ritrovo come piccole goccettine che mi vanno giù e così via. Non lo so, l'ipotesi, nel senso che a volte anche in strutture un po' come questa qua e questa si potesse fondere, e quindi non era necessario realizzare particolari strutture, oppure si poteva fare sia in questo modo che nell'altro in base alla necessità. Però diciamo che noi abbiamo lavorato su questo perché l'indagine archeologica su questo maggiormente ci orienta. Il funzionamento essenzialmente è questo. Poi diciamo copriamo con della terra, delle pietre e così via, ma è sempre materiale che dopo si perde, perché non è materiale cotto e così via, quindi è materiale assolutamente deperibile, e quindi andiamo a perdere. Come vedete, praticamente cosa succede? Noi mettiamo le braci sopra, mettiamo il metallo all'interno del crogiolo, le braci vanno sul crogiolo molto vicine a che cosa? Ai due punti di uscita dell'aria.
l'aria alimenta fortemente le braccia, di fatto è il crogiolo stesso, in questo caso il fornello. L'unico inconveniente è che le braccia sono a contatto col metallo, il che per lui è un grosso problema. Questa, come vedete, è la colata. Questi sono, allora, diciamo che al momento, allora, quando abbiamo imparato, è successo così. Quando siamo riusciti a mettere a punto, dopo abbiamo lavorato forse un paio di mesi in continuazione, fallendo in continuazione, quando siamo riusciti a capire dove, un pochino, come funzionavano le cose, abbiamo iniziato a ottenere dei buoni risultati. Diciamo che le fusioni andavano quasi sempre a buon fine. Adesso ultimamente che abbiamo tirato un po' le manica, siamo tornati un po' indietro, abbiamo avuto un po' di difficoltà a fondere, potenzialmente in quel momento veramente ci andava spesso abbastanza bene, e le colate all'inizio avevano iniziato ad essere abbastanza buone. Quindi questo qui di nuovo, questa è la fase di, è stato estratto con le pinze, le molle, ci siamo ispirati al modello di molle che troviamo nei contesti nuragici. Queste sono in ferro perché ancora non siamo riusciti a farle in bronzo, perché dovremmo colare abbastanza bronzi qui da farle, però usiamo le molle, essenzialmente le stesse molle che, come i modelli che abbiamo conservato, non ce ne sono tantissime, che sono le molle simili a quelle di ispirazione cipriota. Usiamo le palette che hanno sempre quella forma, che è però una forma millenaria. Le molle sono sempre quelle essenzialmente per il fuoco, le palette sono quelle palettine da fuoco che avete anche voi a casa, probabilmente di ottone o di bronzo stesso nel vostro caminetto. La forma è quasi invariata nel corso del tempo. Siamo riusciti a colare ed è venuta fuori la lama del pugnale. Questa è la lama appena colata, ci sono un po' di bavi di fusione perché le valve non sono perfettamente combacianti, ma quelle si spezzano anche con le mani praticamente. Questo è l'oggetto appena fuso, vedete che già qui si vede abbastanza bene il colore già bello vivo del bronzo, okay? Il colore dorato. Questo è l'oggetto immanicato. Questo è lo stesso, per fare un zoom sul tipo di fusione. Le pietre potete anche non considerarle, sono un colorare estetico, spesso fondiamo proprio senza mettere niente perché noi non abbiamo neanche questi focolari così, o meglio, abbiamo focolari strutturati ma non sembrano legati alle fusioni. Vedete come diventa molto incandescente quell'area lì, se funziona bene diventa tutto completamente rosso e incandescente. Questo vedete un panno al momento dell'estrazione, questa era una fusione che era andata bene, era tutto veramente perfettamente incandescente, e lì adesso l'abilità sta in questo, nel tirar via un po' di carbone, colare evitando che quello che ci cavi già sopra ti vada dentro la matrice. E questo è il dramma maggiore in realtà. Si va a scuotere, questa è l'estrazione della matrice in steatite, e abbiamo essenzialmente le venature, però come vedete lassù c'è un puntino nero, poi un pezzettino di carbone. Quindi ci sono degli inclusi che creano comunque dei problemi, soprattutto la struttura. Poi è chiaro che se uno vuole può tirarlo via, può rimanere a lavorare tanto, ottenere comunque l'oggetto, però la qualità della fusione non è eccezionale. Questo invece è il pugnale sagamata, quando siamo riusciti a fonderlo, sempre con quella matrice che dicevamo prima, e così via. Quindi noi ci siamo concentrati prima di tutto a sviluppare la tecnica per riuscire a fondere e a fondere cose semplici. Poi abbiamo provato a lavorare sulle navicelle, poi il lavoro si è fermato, nel senso che poi bisogna risolvere tanti altri problemi, però non subito. Questo, vabbè, è il modello classico, sempre che viene pubblicato, si fa come vi ha spiegato, è stato già spiegato abbondantemente, si fa il modello in cera, la cera va rivestita con l'argilla, qua come è stato spiegato c'è chiusa la tecnica del rivestimento di una figurina di fatto liquida, qua viene spiegato con una viene appiccicata sopra, poi in alcuni casi c'è chi anche fa vari passaggi, cioè un primo, come dire, un'argilla molto plastica, non nello stato liquido ma semiliquido, ma estremamente plastica, molto appiccicosa, un primo strato, poi si inizia a fare leggermente asciugare e poi si va con altri strati fino a creare un blocco. Ci sono varie tecniche anche in diversi mondi, anche fuori da, cioè non solo in Europa, proprio molto lontano, ci sono tecniche differenti che possono dare sempre i loro risultati. Chiaramente ognuno sviluppa i suoi modelli. Un bel bagno di cera liquida, adesso vi dico perché questo lo abbiamo fatto. Poi abbiamo iniziato a lavorare la cera dedicandoci a fare il modello della discesa. Come è stato detto poco fa, la cera essenzialmente non si scolpisce. All'inizio, quando anch'io dicevo, vabbè, la cera, un blocco, così via, ci vado lì, qualcosa, bulino, uno bravino, ce la fa. Perdi un sacco di tempo e
ci sono un sacco di problemi. Alla fine si arriva molto semplicemente al concetto dell'assemblaggio, cioè alcune parti molto piccole le puoi scolpire, però grandi, gli elementi principali li abbiamo essenzialmente modellati. Quindi con delle sfoglie si fa lo scafo, poi il fatto che fosse un assemblaggio l'abbiamo capito anche guardando gli oggetti presso i musei. Ad esempio questa navicella proprio che è conservata al Museo Sanna, si nota che è tolta. Il collo della protone, come vedete, spunta all'interno sotto il triangolino. Ciò vuol dire che lì è stato appiccicato quel collo e poi hanno messo per chiudere il tutto l'elemento triangolare. Quindi ci ha suggerito anche questo, che essenzialmente si tratta di un grande assemblaggio. Quindi abbiamo realizzato le varie parti, lo scafo, la protone, l'albero, le colombelle, le parti triangolari, e abbiamo poi, in questo caso, ne avevamo fatto diverse, perché abbiamo poi provato anche a fonderle. Questa è quella delle due orrori, delle loghe Pimizzo, e abbiamo realizzato questa coppia in cera. Cera d'Appi, non industriale, quindi anche in questo caso ci siamo rifatti proprio alla cera. Quindi partendo da che cosa? Era un prodotto, perché mio padre praticamente fino a qualche anno fa aveva i moggi all'antica, che era una cosa più simile a quella al fonte di approvvigionamento che magari avevano anche loro, cioè i favi erano contenuti all'interno di un umido, di un tronco oppure di un involucro in sughero, o si faceva la cassettina. Quindi praticamente si installava l'alveare, si andava a recuperare battendo con limone e così via. Dopodiché al momento della spremitura col fumo si può uscire l'ape, lo sciame, che va fatto entrare da un'altra parte perché lì deve ricreare il suo alveare. Si estrae i favi, che vengono spremuti a mano come si faceva chiaramente sempre. Di quella poltiglia mista di cera e miele si fa una bollitura dalla quale si estrae il prodotto che si usa per i dolci. Poi quello che resta definitivamente viene fatto bollire ancora con l'acqua e alla fine emerge, quando si scioglie tutto, emerge in alto una forma di cera di fatto. E il colore scuro è legato a quello, voi non troverete mai una cera industriale di quel colore, è perché c'è ancora miele lì dentro, si nota dal profumo e così via. Quindi il procedimento è stato esattamente quello più simile possibile a quello prodotto. Non vedo altro modo in cui loro potessero estrarre la cera alla fine. Quindi prodotto una tecnica millenaria che è arrivata praticamente fino ai giorni nostri. Poi ormai è praticamente impossibile trovare quel tipo di... cioè o il favo lo vai a prendere quando è in campagna, perché ormai non vogliono neanche più che si produca miele in quella maniera, perché adesso ci sono problematiche legate alla varroa e così via, che dentro quel tipo di alveare prolifera e può effettare invece le coltivazioni di api, insomma. Quindi poi abbiamo fatto, avevamo ipotizzato di fare questa cosa, chiaramente poi il modello va messo in posizione verticale col dado di uscita. E poi abbiamo fatto alcuni tentativi di colata, sono andati come tutti male. Allora, neanche noi abbiamo mai provato, non siamo caduti nell'inganno di provare a colare dentro con la cera ancora dentro, non ci abbiamo neanche provato, anche perché anche ragionandoci dicevi tu dovresti avere il metallo che mano a mano, cioè coli e il bronzo dovrebbe far spingere la cera fuori o bruciarla, il che ci sembrava un po' una forzatura. Qui non ci abbiamo neanche provato, anche noi abbiamo portato vicino al fuoco, all'inizio eravamo caduti nell'errore che andasse cotta, infatti spesso ci si rompevano, poi abbiamo capito che andava scolata, poi magari la potevamo portare a cottura, in alcuni casi in effetti a Santa Barbara di Baudaldo i pochi frammenti che abbiamo di quelli che sembrano resti di matrice a cera persa sono di ceramica, non sono di materiale di argilla che si è conservata in maniera fortuita, sono piccoli frammenti ma sono di ceramica. Però effettivamente abbiamo capito anche questo, che la rarità nei ritrovamenti di questi frammenti è legata probabilmente al fatto che o raramente veniva trasformata la matrice in ceramica per poi fare la colata ed essere rotta, oppure non c'era quella trasformazione, quel passaggio, e quindi è chiaro che un materiale che non è ceramica col tempo, l'umidità e così via si discioglie nel terreno e lo perdiamo. Al momento questa è l'ipotesi sulla quale io propendo di più, salvo che tra un mese qualcuno mi dà la notizia che ha trovato una fonderia con gli scarti di come a Santa Barbara, cioè a Santa Barbara ci sono ma sono pochi, qualche altro pezzettino si è trovato quella. Io ho prodotto per un pugnale che era decorato un materiale che è una via di mezzo, che potrebbe anche in determinate condizioni conservarsi,
dove ci sono rimasti i segni della lavorazione, del modello interno e così via, però no, siamo un po' distanti ancora da questo. Quindi diciamo che la lavorazione sulle navicelle è a metà, perché bisogna riuscire a ottenere dei buoni modelli da un lato, però soprattutto io ho capito questo, un elemento fondamentale è la qualità della colata. Se il bro, noi la difficoltà maggiore è quella, a volte noi fondiamo, lavoriamo tante ore con i mantici, poi iniziamo a colare, cola un po', poi si ferma. Oppure l'aria non gira bene all'interno di quel sistema e si crea una mescola densa ma che non cola. Poi invece funziona tutto bene, c'è una bella temperatura, tutto funziona, la regolazione l'abbiamo messa bene, così via, la colata è buona. È un po' sporca, quindi bisogna risolvere alcuni elementi. Capire se si può lavorare ad esempio su qualcosa di più strutturato o se iniziare a lavorare ad esempio coprendo il crogiolo. Al momento non, dal punto di vista archeologico io non vedo manufatti che possano essermi utili a coprire il crogiolo se non un altro crogiolo, o sto iniziando a riflettere sul fatto che in alcuni contesti archeologici noi troviamo dei dischetti, sono la lavorazione ad esempio come sono a volte fondi di vasi recuperati, non abbiamo mai capito spesso a cosa servono, li abbiamo recuperati anche nel contesto di Abilio, questo non l'altro giorno, un dischetto può essere che vengono dati come tappi, però torno a quello. Per me l'ideale sarebbe trovarlo in associazione con un crogiolo, in un contesto particolare, altrimenti dal nostro punto di vista, noi archeologi, quando, perché poi queste cose una volta se riusciamo a farle, dobbiamo pubblicare, non dobbiamo nascondere, non ci so, per noi, non ci, dal mio punto di vista, visto che non sono un artigiano, non c'è una ricetta segreta, io devo pubblicare, dico, ho trovato quel giacimento, fatto così, non devo nascondere niente, no? Invece magari uno ha la ricetta e deve custodirla, per me questo problema non si pone. Però per questo devo stare attento quando dico ho fatto questa cosa, però devo giustificare, oppure sì l'ho fatto, ma il ma qual è? Li troviamo ma non associati, devo dare sempre una risposta, altrimenti diventa tutto facciamo e se si prova a fare si riesce, non è il problema di ottenere il risultato, è seguire una certa strada. Ciò che poi mi premeva, qui chiudo con il discorso sperimentazione, poi magari certe cose più specifiche le vedremo o nella discussione dopo, è il discorso con la grande opportunità che ci dà la sperimentazione oggi è questa. Uno è l'indagine archeologica, dare risposte a ciò che non capiamo o smontare anche teorie errate fatte sulla base di cose che non sono mai state testate, o trovare anche mentre si fa una risposta, perché a volte ti palena qualcosa davanti agli occhi che non avevi neanche preso in considerazione. Ma il rapporto col pubblico, cioè l'archeologia sperimentale a mio avviso sta diventando, può diventare, però trasmessa con la giusta maniera e onestà intellettuale, non è una parola che uso a, cioè così a caso, quello come vi ho appena detto, meglio fallire onestamente dicendo perché fallisco, perché sto facendo questo, che voler ottenere a tutti i costi un risultato col pubblico, ma spiegando. Nel senso di dire perché ho fatto così, dire per cos'è quell'oggetto. Io l'ho notato che la gente quando si avvicina a noi, non si avvicina quando ho colato l'oggetto, si avvicina prima, quando sto allestendo, quando stiamo fondendo, e ci dice ma cosa c'è lì sotto? Cos'è quell'oggetto? Perché l'hai fatto così? Qual è quella? Allora io gli do la risposta, dico questo è un crogiolo, perché serve a questo, lo troviamo lì. Questo l'ho inventato io, però devo dire che l'ho inventato io, che non c'è nessun dato. C'è onestà in questo. Poi possiamo ottenere tutti i risultati che vogliamo, nel bene e nel male. C'è chi è più bravo, chi è più portato, chi ha un'esperienza maggiore, ci sono tanti aspetti. C'è l'errore, c'è anche un errore di interpretazione delle cose. Diciamo. Può essere che un giorno arrivi un altro sperimentato e ti guarda che è completamente sbagliata l'interpretazione di quell'oggetto. In archeologia l'importante è avere, come io conosco tendenziali archeologici che non hanno, almeno mi sono formato con una scuola di persone che non hanno problemi a dire nel momento in cui si presenta un dato diverso ma attendibile a dire ok mi sbagliavo. L'importante è questo, nel mondo dell'archeologia scientifica, ufficiale, ma anche quando si fa la sperimentazione, dire sì, ok, però la teoria va suffragata, va supportata con un dato che io possa vedere, non ci possiamo basare su vedere, valutare, ci sono, per questo si va anche all'università, nel senso che ti insegnano un metodo, altrimenti tutti svolgeremmo quell'attività però senza seguire una sorta di strada. Però poi l'importante è quella, l'onestà intellettuale, anche di ammettere i propri errori, ma sempre con la, e soprattutto con la
disponibilità a trasmettere, e questo momento, quelle persone lì dietro, che in questo momento sono la cosa importante, questi bambini, le persone che guardano, con le quali parli, con le quali spieghi, ecco i passaggi che sono importanti. Cioè si fa veramente, è un veicolo. A volte si dice che gli archeologi non sanno comunicare, fanno il convegno e parlano per loro, si mettono a parlare delle dimensioni degli orli e così via. Bene, c'è un momento di filtro che è questo, che è eccezionale, perché la gente vede un'attività pratica che di millenni fa, ma anche di 50 anni fa, perché poi ti immedesimi nella fatica di chi lavorava tutti i giorni per una certa cosa che noi adesso che noi abbiamo perso. E in più veicoli subito il dato archeologico. Questo serve a questo, noi riteniamo che sia questo, però con quella, ripeto, con l'onestà, riteniamo questo, su quale base? Abbiamo fatto l'analisi. Se usiamo un recipiente per bere del vino durante uno di questi momenti, magari un recipiente dove l'analisi ci ha detto che c'era vino, d'accordo? È quello l'elemento fondamentale, però io lo passo subito, faccio subito capire al grande pubblico, a chi non è un esperto, a chi magari si legge tanto, però poi gli manca, perché a volte legge una pubblicazione scientifica che ha quei momenti morti, tra virgolette, no? Di le forme, questo, questa. Ecco, questo è un momento dove si trova veramente un bel punto d'unione tra l'archeologo, che si occupa chiaramente di queste cose, e il grande pubblico, quindi si fa divulgazione scientifica. Questo è un esempio perché l'associazione e il laboratorio con il quale lavoro, e là questa porta viene occupata da due collaboratori, Federico e Matteo, si occupa anche di altre cose, si occupa ad esempio recentemente di cultura del pane, che sta dando un bel successo nella, insomma, le ragazze che si occupano, Giovanna Fondoni e Valeria, insomma, è una cosa che piace molto, perché si prendono i tegami che troviamo nei contesti archeologici e si prova a capire come potevano essere utilizzati, realizzare un pane senza lievito, come si usava la pinta d'erba, insomma vari passaggi, però sempre suffragati da quel lavoro che sta a monte, che è quello faticoso, che parte dalla fatica dell'archeologo che sta lì chino a recuperare il pezzo, a farlo restaurare, a fare l'analisi, a metterlo in cronologia per capire in che periodo va collocato, insieme a cos'altro, e poi si può arrivare a questo. Quindi c'è tutto un procedimento che però è faticoso, al quale, perdonatemi, ma è giusto che venga dato un peso, senza guardarci sempre come, cioè è vero che noi dobbiamo fare questo passo in avanti, cioè verso le persone e spiegare ciò che facciamo, però ci vuole, riteniamo che sia giusto anche comprendere in parte la fatica nostra. E qui invece c'è l'altro momento, la lavorazione della ceramica, che è una delle cose che tra i bambini ha il successo maggiore. Tu li metti lì, gli dai due indicazioni su come la base per lavorare un piccolo vasetto, una scodina, e loro iniziano e si appassionano perché è una cosa che li coinvolge, e quindi è tutto, e quindi coinvolge un'intera comunità, dal più grande che si rispecchia nell'attività della fatica del fusore, alla signora che vede il pane, chiede per la ricerca e così via, fino ai bambini. E quindi è tutto, quindi la biologia sperimentale è un mondo che dà risultati ad ampio spettro. Certo, però bisogna un pochino, ripeto, essere onesti. Grazie, scusate la... Poi si raffredda nel momento, perché stiamo parlando veramente, quando ci sbatti la testa, sì, capisci che stiamo parlando di frazioni di secondo, quindi più metallo c'è e
più il liquido, maggiore è la temperatura, però il problema è... Questo è una coppia, un disegno che ho fatto, che non so se qualcuno è stato in Palestina, hanno scoperto un forno ceramico da 6.000 anni, allora il forno ceramico per la cultura degli stanti e anche di tutte le cose è giusto, va bene lo stesso. No, ma infatti tutto, però torniamo. E già questa forma qua, coperto, ecco, sicuramente la bocca di sfogo su sempre ci deve essere. Infatti il problema, le tecniche, diciamo che in vari contesti geografici, il problema dal nostro punto di vista è sempre questo, è lo stesso che l'esempio che ha fatto la professoressa prima quando ha parlato di cronologie. Allora, come dire, se io fossi un palestinese adesso, archeologo palestinese che deve riprodurre sperimentalmente quella, lo faccio lì, lo posso fare, e dice io sto rifacendo adesso quella che è un'attività del 6.000 avanti Cristo. Il problema mio è che io sono in Sardegna, che non avevo latifoni, in più devo collocarla cronologicamente tra il 1200 e l'800, quindi il mio problema è questo, altrimenti se, e questo è una cosa importante, se no bisogna assolutamente tenere in considerazione. Nella storia dell'uomo, se noi andiamo a cercare, troveremo sempre una soluzione in ambito geografico, perché ci sono stati progressi tecnologici localizzati nel tempo in tante aree geografiche, a volte nello stesso momento, a volte in momenti differenti. Se andiamo a cercare, lo troviamo. Il problema è che io devo contestualizzarlo al momento che sto analizzando. Il problema fondamentale dal nostro punto di vista è il contesto nel quale mettiamo una cosa e i riferimenti. Poi è chiaro che la verità spesso sta nel mezzo, alcune conoscenze possono arrivare dall'esterno, altre si sviluppano indipendentemente, che è uno dei problemi legati alla metallurgia sarda, ad esempio. Un tempo si riteneva che tutto il sapere legato alla metallurgia fosse arrivato dall'Oriente verso l'Occidente, cosiddetto diffusionismo. Questo vale anche per altre cose, non solo per la metallurgia, ma questo è la metallurgia. Si parte da lì, poi tutto arriva pian piano da noi fino all'estremo del Mediterraneo. Poi, quando la tecnica archeologica ha scoperto la datazione assolute e è diventata, diciamo, più fina nell'analizzare certi aspetti, si è capito che sì, lì ci sono probabilmente alcuni degli aspetti più antichi, però quando tu trovi che una metallurgia si sviluppa comunque in età abbastanza antica nei Balcani, poi abbiamo datazioni o elementi molto antichi anche in Sardegna, e poi li abbiamo sempre molto antichi anche in Spagna, allora inizi a chiederti bene cosa è arrivato dall'Oriente, cosa si è sviluppato in maniera indipendente. Quindi probabilmente molte cose si sviluppano dove ci sono le condizioni ideali. Attenzione, la Sardegna magari poteva avere condizioni ideali perché ci sono i metalli, quindi gli affioramenti, la casualità e così via potevano favorire. Stessa cosa per la Spagna, in Spagna abbiamo giacimenti, quindi ci sono i luoghi, ci sono le condizioni ideali, c'è uno sviluppo indipendente. Poi un potenziamento della tecnica, un qualcosa in più, è chiaro che può arrivare. Perché? Perché non era un mondo chiuso, ci voleva un anno, ci volevano 6 mesi per muoversi, ma la gente si muoveva con difficoltà o con maggiore facilità in certi periodi rispetto ad altri. Però dobbiamo sempre tenere le problematiche sono queste, affrontare il problema con questi elementi. Io non nego che anch'io vorrei fare un tentativo o trovarlo, magari. Il problema è che devo trovare un equilibrio tra quei pochi dati che ritengo sicuri e accettabili e l'altro elemento. È per questo che il forno di qualsiasi genere, soprattutto strutturato in questa maniera, nel momento in cui io vado a è la tecnica che praticamente anche medievale. Abbiamo contesti, ad esempio, scavati anche in anni recenti, se non erro a Pisa, dove è stata rinvenuta proprio una fondiglia del bronzo. Troviamo i rogioli a bicchiere, come questi praticamente, o in forma quadrata, ma essenzialmente a forma di bicchiere. È stata individuata l'area dove c'era il fornetto. La tecnica, poi, come ha detto lei, la capacità dell'artigiano più bravo, quello che è la sua. Però il sistema, tendenzialmente, in linea generale, è quello, ed è stato quello per millenni, finché poi non è arrivato la tecnica moderna, gli altiforni, le cose.
che ha cambiato completamente il modo di... ma stiamo parlando soprattutto per l'Europa di qualcosa che arriva dal 700 in poi, cioè quella specie di accelerazione enorme, come è cambiata completamente la lavorazione del ferro e dell'acciaio dell'800 in poi in Europa. In India fondevano centinaia di anni prima il ferro per fare le spade, qua non si sapeva più, si batteva e basta, l'acciaio, si le spade si lavoravano per battitura, chiaramente la tecnica era migliorata nel tempo, ma la fusione del ferro siamo arrivati tardissimo in Europa con gli altiforni e così via, quindi insomma sono, ripeto, il concetto è quello di contestualizzare e poi di sistemare i forni. No, secondo me la procedura della ciotola come del crogiolo e sicuramente si è partiti sicuramente da quel punto, ecco, perché dal momento che ancora non si avevano tutte le conoscenze di si parte sempre da una ciotola, da un focolare, perché sicuramente io ho fatto l'esempio di quel incontro tra le due sassi di casualità perché parte della conoscenza con la loro hanno iniziato un po' così, poi man mano hanno pensato a crescere con la tecnica con acquisita, come andare avanti fino ad arrivare per esempio a iniziare un primo corso. Questo non è ingenico, è solo questo, sono i modelli di fondo del forno che poi conosco di fatto, questi sono stampi, certo, stampo a giorno per lì, stampo a conchiglia e così via. Farò vedere dopo, cioè, il materiale che potete vedere dopo. Vedete, però essenzialmente concordiamo su una parte degli aspetti, è chiaro che sono aspetti che sono quelli del suo laboratorio, certo, su quali io non posso concordare, ma nel senso che sono basati grande su. Nel senso è molto, ritengo più probabile che questo sistema venisse sicuramente usato già in epoca romana e più avanzata. Chiaramente perché poi organizzare la grande bronzistica, anche se poi non sono un esperto di quella fase, però per le fasi, ripeto, il punto è questo, trovare o non trovare un dato. Se poi un giorno troviamo anche mezza parete di un forno con certe caratteristiche, incrostazioni di bronzo e così via, allora abbiamo, ci si accende una lampadina. Poi non è vero, esatto. Poi noi sappiamo perfettamente che abbiamo non tante fornaci per dire, però noi stiamo affrontando un problema su forni e fornaci, così. Alcune fornaci noi sappiamo che ci sono, ma abbiamo un dato a livello di disegni, planimetrie e così via, sicuramente carente. E quindi abbiamo un'enorme difficoltà a anche solo immaginare come potessero essere strutturate. Quindi insomma abbiamo problemi, alcuni causati da noi, alcuni sono contingenti, insomma. Mi hanno sollecitato l'organizzazione di togliere tutto dove servono i tavoli. Prima qualcuno ha chiesto come si vestiva. Dopo rimaniamo in piedi. Come si vestiva? Non lo sappiamo. Però è una cosa che in epoca classica, da alcuni raffigurazioni di epoca classica, sappiamo che sempre che nell'ambito della metallurgia e così via, loro vanno si rappresentano sempre in nudi. Per alcuni casi sembra che la presentazione sia di persone con spazio della città, come che crei una sorta di protezione di argilla frega così, di avere una protezione per il corpo da prendere con le pinze. Peraltro è una cosa che mi avevano insegnato degli altri sperimentatori su studi della gente che lavorava però su materiali di epoca classica e aveva notato questa cosa, giusto ve la passo senza ve la passo così, ma non sono responsabile. Ma come curiosità vi ripeto questa cosa, è chiaro che avrà proprio una pelle ben conciata che ti protegge. Io vi ringrazio, sì, hanno preso tanto questa giornata appunto sperimentale, tra l'altro estremamente interessanti, veramente le relazioni di Pietro Lungo, che tra l'altro è stato un mio compagno di scuola, quindi lo rivedo molto volentieri, e Claudio Cunha, l'altra che ha collaborato diciamo per la sede di laurea. Noi presentiamo chiaramente una riproduzione di un'opera
archeologica, tra l'altro estremamente interessante, che praticamente fa parte del Museo Archeologico Nazionale di Sassari, che a tutti è nota la famosa Pria delle Spade di Paglia, proveniente da Paglia, che proviene da una collezione privata, cioè un donatore, un certo ragioniere Bestini, che l'aveva consegnata già da tantissimi anni, insieme a tantissimi altri reperti archeologici di epoca nuragica, anch'essi estremamente interessanti, che andranno a breve ad essere esposti, in quanto sono stati a lungo tempo immagazzinati nei sotterranei del nostro museo, e quindi andranno sicuramente ad essere esposti, e quindi faranno chiaramente una buona mostra di sé per quanto riguarda appunto tutta la metallurgia nuragica. Il nostro discorso è un po' diverso, diciamo, noi non abbiamo riprodotto per fusione, ma è stata una richiesta di una riproduzione appunto di questo complesso archeologico in bronzo, esclusivamente in bronzo, ed è una copia che è stata richiesta dal dottor Franco Campus per integrare praticamente la mostra sulla civiltà nuragica che sta itinerando ancora attualmente in Sardegna, che è stata anche fuori, a Venezia, a Milano, a Genova. E il discorso delle coppie nell'ambito archeologico è estremamente importante. L'Italia in questo credo che sia la pioniera della riproduzione in ambito archeologico e storico-artistico delle opere d'arte, anche perché ne ha tutta una storia, una lunga storia, proprio per via del degrado. Io, essendo stata una conservatrice, restauratrice al Museo di Sassari, alla Sovrintendenza di Sassari, per lunghi anni ho lavorato sulla conservazione proprio dei metalli antichi, quindi ne conosco ormai tutte le problematiche, perché proprio le ho affrontate direttamente e conservati proprio in laboratorio, con tutta una serie di trattamenti anche chimici che purtroppo vanno fatti proprio per bloccare questa corrosione ciclica del bronzo, che a mio avviso purtroppo la vediamo in tutti i musei, anche riattivata anche dopo la conservazione dei reperti, e andrebbe fatto proprio veramente un monitoraggio continuo, e non aprire mai musei con reperti in metallo se non si hanno le condizioni microclimatiche, veramente temperature e umidità, per conservarli. Oppure dovrebbero essere conservati all'interno di vetrine con misurazioni particolari e con temperatura umida sempre monitorata e controllata da strumenti specifici. E quindi questo è un auto veramente che si... Quindi, ritornando alle coppie in Italia, che sono appunto, come dicevamo, è stata una pioniera appunto delle riproduzioni, ma soprattutto sono, intanto le conosciamo in ambito archeologico, già sia Claudio e sia Pietro appunto hanno presentato appunto le matrici littiche, quindi la Sardegna in questo è stata quasi maestra veramente già dall'antichità. Ma in Italia quando è sorto il discorso proprio della riproduzione delle opere d'arte e anche delle opere archeologiche? Quando c'è stata proprio l'era industriale, cioè in pratica dal 1950 a oggi, pensate che i beni culturali hanno avuto un degrado accelerato che non è avvenuto in 2000 anni, 3000 anni di storia. Quindi pensate all'inquinamento atmosferico che abbiamo non solo per i nostri polmoni, ma anche per le opere d'arte, soprattutto quelle esposte all'aperto, ma anche i bronzi riace che sono all'interno del museo di Reggio Calabria hanno comunque già problematiche, perché l'atmosfera salina, chiaramente, che essendo vicino al mare, il museo, già i bronzi riace sono monitorati continuamente sia dagli operatori di Firenze che ne hanno effettuato il primo intervento, sia l'istituto centrale, l'opificio e anche il laboratorio di Reggio Calabria. E quindi le opere d'arte, il comitato di settore ministeriale che allora dirigeva e decideva addirittura, era un comitato che decideva sulla realizzazione di una coppia, anche perché la realizzazione di una coppia, se ci pensiamo, è una cosa estremamente delicata. Non è che oggi noi possiamo riprodurre un bronzo se non c'è una autorizzazione ministeriale. Oggi con la nuova legge si è passata all'autorizzazione del sovrintendente, quindi è già territorialmente più agevolata, diciamo, l'operazione. E noi intanto in questi ultimi anni anche la sovrintendenza stessa di Sassari si è sempre
occupato di conti di riproduzione. Lo stesso professor Conti, quando ha realizzato il Museo Archeologico Nazionale di Sassari, è stato forse anche lui un pioniere delle riproduzioni, anche perché voleva un museo didattico. Io sono sostenitrice con Daniele Chessa appunto della didattica, cioè l'archeologia non deve essere fatta solo per i grandi e per gli archeologi, ma oggi va veramente proiettata ai bambini, proiettata alle scuole, perché conoscano veramente il valore del territorio e il valore dei beni culturali che abbiamo non solo in Sardegna ma in tutto il mondo. Quindi per poterli tutelare bisogna veramente avere la conoscenza, ecco, del valore dei beni culturali, quindi sia architettonici, sia storici, sia anche del piccolo reperto trovato in qualunque scavo. E la Sovrintesa di Sassari, appunto, con varie richieste anche di riproduzione di reperti archeologici, noi tra l'altro abbiamo già da anni riprodotto diverse coglie che sono andate a integrare i musei territoriali con la stessa dottoressa Fasoli. Con la Fasoli abbiamo ultimamente riprodotto per esempio l'arca su ruote del Museo d'Italia in bronzo, che è andata ad allestire poi territorialmente il Museo di Ospiti, perché proveniva proprio da quell'area. Pensate al frontone del Partenone, che al British Museum andrebbe restituito giustamente alla Grecia, ma c'è un dibattito lungo anni e non si è riuscito a risolvere il problema. Però la riproduzione, ecco, di una copia del frontone di Pidia sarebbe giusto almeno reintegrarlo nel Partenone di Atene. Questo è un esempio per dare appunto il valore anche a queste copie. Le copie sono importanti anche, pensate, ecco, vi faccio soltanto un accenno alla Pietà di Michelangelo. La Pietà di Michelangelo è stata danneggiata brutalmente e grazie alla coppia si è potuto reintegrare le parti danneggiate dai colpi di martello dati da quel pazzo, vero? L'Aslo Tote, che a suo tempo aveva, poi si era pentito, diciamo, del danno. E quindi ecco, il valore delle coppie è dato anche da questo. E lo stesso a Fonte di Carros, grandissima opera nuragica, restaurata da noi negli anni 90, e la stessa Lo Schiavo, dottoressa Lo Schiavo, si era posto il problema di un eventuale danneggiamento, una bellissima fontana con delle protomi taurine, non so se qualcuno di voi ha avuto modo di vederla, e si era posto già il problema di un eventuale danneggiamento. Ci avevamo mandato in equipe un lavoro veramente faraonico, forse il lavoro più pesante che io mi ricordi, realizzato in soprintendenza con altri colleghi. Abbiamo dovuto effettuare il calco totale della fonte, pensate, con gomme siliconiche controformate con blocchi di gesso, e tutte le sezioni sono state poi destinate al Museo di Imola e sono allogate lì praticamente. E neanche a farla apposta, il monumento è stato danneggiato a colpi di martello proprio forse 2-3 anni dopo, e grazie al calco sono state ricostituite le protomi taurine, grazie anche a Marco Pravo, allora c'era Marco, eccetera, e si è avuto l'opportunità appunto di ricostituire le parti mancanti. Quindi questi sono degli esempi sul valore delle copie. Non solo, volevo dare soltanto un'ultima frase che è legata appunto alle coppie e che è importante. La coppia, pensate, che a volte può conservarsi più di un originale. Ritornando al discorso della corrosione dei bronzi, che hanno perdite proprio strutturali addirittura nei musei, mi ricordo appunto alcuni interventi che abbiamo fatto a suo tempo, prelevati dalle vetrine, poi conservati in laboratorio e riportati in vetrina, riattivati perché non c'erano condizioni, si è riattivata chiaramente la corrosione ciclica, e quindi con perdite gravi di elementi strutturali. Si può perdere un corno di un bronzetto, il naso, una mano, un arciere può perdere una parte dell'arco. Quindi è molto importante la coppia. La coppia a volte serve anche per conservare gli elementi dell'originale, pensate un po'. Quindi già un museo si dovrebbe dotare, almeno per i pezzi più degradati, e sostituirli anche con la coppia a volte, almeno quando si fanno movimentazioni nelle mostre. Le spalle di padre infatti è un esempio, io avevo messo già l'auto sulla movimentazione proprio per via della precaria condizione di conservazione che avevano non solo le lame appunto che sono lunghe quasi 1,30 m, quindi pensate anche all'instabilità, perché praticamente le spade sono verticalmente posizionate, poi hanno lo stellato che si innesta sulla spada centrale più il pugnale, quindi il peso, diciamo, grava anche quello sul
non solo sulla lama centrale, ma anche la verticalità è ugualmente un fattore negativo, soprattutto quando c'è un fenomeno di corrosione ciclica. E questo bronzo, appunto, essendo stato in gravi condizioni di conservazione e mai restaurato, nel 2013 lo avevamo portato giustamente in laboratorio per le puntuali per operazioni di conservazione. Ha avuto un trattamento anche chimico, non solo di pulitura, rispettando tutte le superfici, perché aveva ancora, pensate, la terra di scavo, nonostante fosse una collezione privata, ma non era veramente mai stato toccato, anche per la paura, o perché allora non si avevano mezzi anche tecnici e modalità pertinenti per poterlo appunto trattare. Nel 2013 l'abbiamo appunto restaurato e grazie appunto al restauro si è potuto poi affrontare appunto questo discorso della riproduzione proprio recentemente con Daniele Tessa, che è stata un'operazione un po' lunga, insomma 46 giorni di lavoro, abbiamo calcolato 46 giorni di lavoro, partendo proprio dalla lettura diciamo della struttura originale, quindi grazie anche al Museo Sana che ci ha dato col museale l'opportunità di vedere appunto e verificare tutte le superfici, anche perché ci siamo avvalsi di una riproduzione indiretta che praticamente comporta soltanto la documentazione fotografica, in pratica l'abbiamo eseguita solo con la documentazione fotografica del dopo restauro, quindi con la lettura di tutte le superfici e di tutti i particolari. Chiaramente io e Daniele ci siamo avvalsi anche della lettura dell'originale che abbiamo preso, che abbiamo visionato, cioè il museo, con delle misurazioni riprese giustamente per alcuni spessori, e dal disegno di Antonello Farina, che era un nostro ex collega, mio ex collega, che precisamente aveva disegnato tutti i pezzi, diciamo tutti i moduli che compongono questo trofeo, che è composto da ben 12 pezzi o 13 pezzi assemblati. Quindi il restauro è stato ottimale appunto per avere una lettura diciamo più chiara del reperto, diciamo. Ripeto, esula dalla fusione, la nostra non è un'operazione di rifusione, sarebbe opportuno, anzi dopo chiaramente avendo gli elementi anche chimico-fisici e chiaramente e analitici per poter riprodurla uguale, ma l'abbiamo riprodotta mediante un'operazione diretta con appunto passi autoindurenti e con una procedura che abbiamo ideato io e Daniele proprio ex novo, proprio per poterle riprodurre in scala 1:1 e poterle poi avere proprio come elemento diciamo da movimentare per le mostre di Franco Camus. Tra l'altro ha diverse copie già di bronzi nuragici che sono estremamente pratici, anche perché oggi sono utili anche per i non vedenti. Stiamo lavorando anche sulle sezioni museali per i non vedenti, quindi produrre copie appunto perché anche i non vedenti possano giustamente toccarle, quindi hanno un contatto pratico, diciamo, anche questo è importante, non solo per la didattica. Sì, passo la parola a Daniele Tessa, che è stato un ottimo collaboratore anche per altri lavori. Sì. Si sente se parlo? Sì, sì, sì. Allora facciamo un piccolo inquadramento storico-geografico del monumento di cui stiamo parlando. Allora, il monumento arriva dal reperto, arriva la Patria, e fa parte di una donazione che fece a suo tempo Cavaliere, se non sbaglio, sì, al Museo Sanna a Sassari. Le prime descrizioni che ne abbiamo sono del 1909 e sono particolari perché ci descrivono in parte qualcosa che è diverso da quello che noi ci troviamo adesso al museo. Perché nel 1909 sia il Pais che il Milani, che sono stati i primi che hanno parlato di questo trofeo, diciamo, di questo insieme di elementi, descrivono queste tre spade con sopra, loro lo chiamano una corazza, noi lo chiamiamo stendardo, questo che qua sopra con due finestrelle, sopra in cima stava ulteriormente un pugnale, e ce le descrivono come infisse in una sorta di panella di bronzo. Cioè le tre spade risultavano alla parte bassa e infilzate in una panella, a quanto ci viene detto da queste prime descrizioni. Però
neanche nelle descrizioni successive questa panella non si trova. È una cosa che non... Cioè risulta esposta senza la panella oggi. Può essere che sia in qualche magazzino di qualche museo, il Museo Sanna, magari non riconosciuta, cioè a suo tempo smontata la composizione e poi rimontata senza tenere conto di questa. Ma non è l'unica cosa che manca, perché in realtà nell'origine c'era anche una catenella che ne aveva ipotizzato potesse servire magari anche a tenere le tre spade insieme alla composizione. Poi nel tempo si sono persi anche altri oggetti, per esempio mancano tre pendenti, potete vedere che sotto lo stendardo in origine stavano sei pendenti, noi abbiamo tre adesso, e sono questi che vedete. E in più, ma in epoca più recente è sparito anche uno sportellino durante un'esposizione, probabilmente durante la movimentazione del pezzo, diciamo, questi pezzi più piccoli potrebbe essere più sparito in maniera involontaria probabilmente. Perché come diceva Graziella, noi abbiamo attualmente 13 pezzi che fanno parte della composizione, quindi anche abbastanza complessa. Ed è interessante questa complessità perché nell'insieme si riconoscono molte tecniche, diciamo, di lavorazione del bronzo, quindi è, diciamo che è un sunto della metallotecnica, tecnologia. Sì. Un'altra cosa interessante delle fonti, diciamo, è nel 1958 la Ferrarese Ceruti, che fa una catalogazione dei pezzi del Museo Sanna, ci parla per la prima volta del sostegno. Allora, vediamo qua, questi sono i disegni del Milano Farina che abbiamo utilizzato per la lavorazione, queste sono le spade, voglio arrivare a farsi cadere il sostegno, eccoci qua, questo è il sostegno che reggeva la principale delle tre spade, perché c'è una spada che diciamo è un po' più importante delle altre, mettiamola così, perché è quella che tiene, sì esatto, è quella centrale che tiene lo stendardo e sopra anche il pugnale, e in più ha delle piccole tacchettine, delle decorazioni a scena di pesce nella base, e diciamo che si fa a infilare perfettamente all'interno di questo sostegno. Questo sostegno che attualmente conta solo di due piedini, in origine ne aveva quattro, e sono tutti e quattro forati probabilmente per poterlo bloccare in qualche situazione, probabilmente di culto. Come vi dicevo prima, questo elemento appare nel 1958, prima del 58 non si parla di questo elemento qua, quindi è un buon dubbio che noi abbiamo di questa cosa. E si parlava della panella, che per tenere tre spade una immagine con le sezioni proprio, quella vedremo. Eccole qua, vedete? Quella a sinistra è la spada principale, questa qui è la seconda e quella è la terza. Vedete che nella terza c'è la sezione circolare che oltretutto sono un po' sfasati, non è perfettamente... è un po' asimmetrica, ecco. E ugualmente anche la prima. La seconda invece parte con sezione a spigolo, vivo, diciamo per un due terzi di lunghezza, e poi dopo questo tende a sparire per diventare una sezione circolare. Infatti nel disegno sopra la sezione vedete che c'è prima la parte spigolosa e poi parte circolare. Poi abbiamo un'altra parte, ok, il sostegno come vi dicevo prima, però inizialmente c'era qui dietro, eccoci qua. Questo è lo stendardo, diciamo, quella, la caratteristica principale della composizione. È una sorta di placca con sopra una costolatura di rinforzo, due protumi di cerfo, ha due ghiere, vengono chiamate, che sono sono questa, diciamo, eccoci qua, all'interno della quale si innesta la spada principale, come dicevamo prima, e poi c'è, eccoci qua, questa, all'interno della quale invece si innesta il pugnale che fa comporre la composizione in alto. Inoltre ha due aperture, due sorte di finestrelle, diciamo, che sono particolari perché aprono una in una faccia del reperto e una apre dall'altra, quindi sono contrapposte, diciamo. E questo è uno degli sportelli che si è perso, è appunto uno di questi. Sotto stanno questi sei pendenti, poi chiaramente l'interpretazione della composizione è un po' complessa perché è abbastanza particolare. Però alcuni interpretano i pendenti, per esempio, come delle riproduzioni di delle asce da guerra. È un po' nebulosa questa cosa, ecco. Però molto interessante sopra il richiamo alle navicelle con le due protoni. Niente, poi c'è il pugnale sopra che sta in cima, che ha una parte particolare molto consumata, dovuta appunto alla corrosione.
lì probabilmente si è perso proprio una parte del filo della, del pugnale. Infatti vedete che tende un pochettino, questa immagine si vede che un attimino non è perfettamente simile. Sì, sì, noi chiaramente quando abbiamo fatto il lavoro abbiamo deciso di riprodurre a livello visivo il manufatto come in origine, cioè noi abbiamo fatto tutti i difetti che ci sono sulle lame, tutti i difetti che ci sono sui vari parti, sulle varie parti, però allo stesso tempo abbiamo integrato i pendenti che mancano, abbiamo preferito farli tutto chiaro, d'accordo con la committenza, abbiamo reintegrato anche lo sportellino mancante, abbiamo cercato di fare in modo che la composizione fosse come doveva essere, diciamo. Abbiamo fatto come adesso con tutti i difetti che ha, però c'ero aggiungendo anche le parti che mancano. Adesso passiamo velocemente a vedere come abbiamo appunto proceduto con il lavoro. Chiaramente è stato consultato dottor Campus se voleva completa come era l'origine oppure se lasciarla come era realmente esposta al museo, cioè con le mancanze della finestrella e dei tre elementi. Sì, infatti quando abbiamo consegnata al dottor Campus abbiamo fatto anche una finta panella, diciamo, in pietra per poterne mettere tutte e tre, nel caso la volesse esporre come era in origine, come ci veniva, come ci è stato detto che fosse. Iniziamo col pugnale. Allora, siamo partiti praticamente lavorando sui disegni originali, infatti sull'originale da parte di Antonello Farina, quindi abbiamo fatto un cardine, diciamo, in negativa mascherina, per poter avere anche un'idea più chiara dei difetti e delle difficoltà che abbiamo preparato della pasta autoendurente. Abbiamo fatto la pasta, abbiamo sagomato sulla mascherina che l'abbiamo preparato, mettendo all'interno anche un'anima di metallo. Sì, certo, avevamo sia le foto del lavoro dopo il restauro sia i disegni, perché uno, diciamo, fa integrare l'altro, solo con la foto, solo col disegno è più difficile, avendo tutti e due ci danno un po' una mano. Quindi abbiamo messo un'anima metallica all'interno per dare più forza all'oggetto e poi abbiamo iniziato proprio con la caratterizzazione, diciamo, i vari pezzi. Sì, con tutti quanti i difetti, tutte quante le corrosioni, diciamo, che si trovavano sul pezzo. E si riporta la morfologia in pratica delle superfici, perché non avendo l'originale davanti era un po' più difficoltoso osservare appunto bene il disegno, che fortunatamente era preciso, diciamo, puntuale in tutti i suoi anche particolari, e chiaramente anche la documentazione fotografica appunto del reperto originale, che ci è stato di grande supporto perché avevamo tutte diciamo, le prospezioni fotografiche, esclusi gli spessori che abbiamo potuto misurare al museo appunto sull'originale. L'unica visione diretta è stata quella. Sì. La seconda parte, diciamo, che è anche la più complessa che abbiamo fatto, è stato lo standard. Ugualmente abbiamo fatto lo stesso procedimento, abbiamo fatto una mascherina dal disegno originale, però dopo abbiamo deciso di utilizzare una sorta di rete metallica che serviva a dare appunto più forza a questo pezzo, perché l'idea che avevamo noi, che aveva anche il dottor Campus, è che i pezzi fossero poi montati nell'esposizione, quindi il sostegno doveva appunto sostenere la spada, che a sua volta doveva sostenere lo standardo, che a sua volta doveva sostenere il pugnale. Quindi gli oggetti non è semplicemente plasmarli in materiale autoindirente, ma hanno bisogno di rinforzi perché comunque devono tenere un certo peso. Soprattutto perché lo standard, che ricordi Daniele, era talmente sottile, era una sfoglia. Qualunque anche pasta autoindirente o resina, e possibilità o poliestere, non avrebbe retto comunque tutto il peso che poi andava chiaramente a reggere del pugnale, ma anche del sormontarsi sulle spalle, diciamo. Certo. Tutto poi si vede di sopra, sì. Si vede di sopra appunto il la pasta autoindurente con la retina all'interno. Abbiamo fatto prima un lato, poi il secondo lato. Qui ci siamo accorti, per esempio, abbastanza chiaramente della sfasatura delle due protoni: una è più allungata, l'altra risulta un po' più verticale. All'interno, sempre anche per fare le protoni, per evitare che anche muovendo il pezzo prendesse un colpo o una delle corna delle protoni, ugualmente abbiamo messo del filo metallico, appunto per dare forza all'oggetto. E lì abbiamo anche già iniziato a impostare, nell'ultima foto in basso a destra, la ghiera che doveva andare ad accogliere il pugnale. Andiamo un po' più avanti. La ghiera di sopra, vedete, la ghiera di sotto. La ghiera di sotto, vedete sopra la ghiera, prima di poterla applicarla allo standardo abbiamo controllato sul pugnale, perché le ghiere sia dello standardo che del sostegno, diciamo, sono fatte apposta appunto quasi per accogliere quei pezzi, cioè richiamano proprio quel pezzo lì.
abbiamo cercato di renderlo il più forte sostenibile, cioè possibile, avete anche lì quella la punta della spalla che doveva andare a quello standard, e infatti vedete qua in sezione che ha la forma appunto della spalla con la costratura centrale e le due taglienti. Cioè bisogna aggiungere che nell'originale in effetti sia appunto l'elemento di base che si innesta perfettamente, come avete visto all'inizio, proprio nel taglio proprio dell'interno, del vuoto, diciamo, è proprio la controforma perfetta della lama centrale, cioè della base della spalla centrale. Quindi abbiamo dei dubbi che sia effettivamente ottocentesco, come molti archeologi appunto lo attestano, che è un elemento appunto subentrato dopo il discorso della panella e dell'origine, diciamo, della composizione delle spade. Effettivamente a noi invece sembrerebbe, intanto alle caratteristiche, diciamo, della lavorazione nuragica, c'è l'elemento a treccia, c'è appunto la tipologia anche di fusione. È probabile che i peducci siano stati anche aggiunti o fusi dopo all'interno di un elemento che originariamente poteva essere effettivamente nuragico. Vedendolo bene sembra una fusione effettivamente originaria. E oggi si ha dei dubbi appunto ancora su questa, appunto, sì. Vediamo che ci dice. Però è adattata perfettamente, quindi se si innesta perfettamente la spada centrale che in quel periodo nuragico. Fatta per accogliere quella spada. Originariamente almeno la chiera, non i peduncoli, ma almeno la chiera, a noi ci sembra, osservandola bene, originale. Qui la vedremo adesso. È originaria anche della lavorazione e coeva anche alla lavorazione delle tre spade. In contemporanea abbiamo anche iniziato già a caratterizzare in parte le superfici del manufatto e abbiamo creato questa sorta di questa nervatura che appunto andava ad accogliere uno dei sportelli da una parte all'altra. In seguito abbiamo iniziato ad applicare anche diciamo, gli occhielli all'interno dei quali si andava a innestare lo sportellino, all'interno dei quali girano i passanti, diciamo. Essendo ruotanti dovevano essere soli, esatto. Quindi abbiamo innestato i fili d'argento. E poi come ultima parte, diciamo, appunto, la caratterizzazione e la creazione delle corna, perché appunto essendo la parte più delicata abbiamo prima fatto il resto della composizione e poi dopo abbiamo creato le corna. Ugualmente le spade dovevano sorreggere il peso, quindi anche per le spade abbiamo optato per utilizzare un'anima metallica e quindi su questa poi abbiamo costruito. Abbiamo sempre fatto la mascherina del disegno dell'originale, preparato l'impasto, sempre della pasta autoindurente, e poi abbiamo iniziato. Sì, abbiamo aggiunto della canapa per rendere appunto questa pasta ancora più resistente e poi abbiamo iniziato a applicarla su quest'anima centrale. E poi dopo a creare i due taglienti. Chiaramente abbiamo lavorato prima una parte della spada, poi abbiamo girato l'oggetto e abbiamo lavorato l'altra parte quando era ancora in parte lavorabile. È stato un po' complessa come cosa. La caratterizzazione già dei difetti delle spade. Abbiamo detto chiaramente mettere tutti i passaggi perché no, abbiamo cercato di tagliare proprio una sintesi soltanto, ma l'operazione è stata abbastanza lunga. Poi vedete che qua stiamo togliendo la mascherina che ha lasciato in negativo sulla pasta i segni di com'era il tagliente dell'originale, di come sono i limiti, e poi sopra ugualmente dalla parte di dietro si aggiunge la pasta per fare i due taglienti. Tra l'altro la barra metallica, abbiamo scelto addirittura barre metalliche leggermente flessibili in maniera che non fossero troppo rigide dopo, diciamo, alla fine del lavoro, che potessero appunto avere anche un equilibrio maggiore con il resto degli elementi che andavano sovrapposti, diciamo. Questa è la terza spada, quella sezione, diciamo, più spigolosa. Abbiamo semplicemente utilizzato le dita, abbiamo scoperto che alla fine la lavorazione era molto più semplice così, proprio per dare l'idea. Qui le abbiamo messe in orizzontale per asciugare, le facciamo asciugare in maniera graduale per poterci lavorare, e poi chiaramente tutto il lavoro veniva sempre controllato con le dimensioni per cercare di rimanere sempre con le stesse, perché queste paste un minimo di ritiro ce l'hanno, però diciamo che abbiamo cercato di rimanere più coerenti possibile con l'originale. Ecco qua vedete ulteriormente altre fasi di lavorazione, qua abbiamo iniziato a fare già i primi difetti dei taglienti delle lame. Su questa ultima foto in basso vedete quella parte in verde disegnata, quelle sono le integrazioni che sono state fatte nelle spade. Noi abbiamo fatto le integrazioni che sono state fatte al centro di restauro in modo da avere una linea completa più coerente. Sì,
siamo subito un rinforzo di alcuni tratti, diciamo, di queste lame, perché effettivamente erano indeboliti anche forse, come dicevamo, dalle mancanze dovute proprio alla corrosione ciclica del bronzo. Quindi, essendo deboli anche le originali, abbiamo dovuto rinforzare con delle resine epossidiche che sono tra l'altro perfettamente reversibili. Nell'ambito del restauro si devono utilizzare assolutamente sempre prodotti reversibili, quindi se uno vuole smontare l'operazione di restauro ritrova l'oggetto così come era all'origine, quindi nel caso ci fossero poi scientificamente cose più perfette nel corso degli anni e degli studi, diciamo, che si fanno nel campo del restauro. Queste invece sono delle foto, la prima in alto è la foto della spada come abbiamo definito prima, quella principale, vedete sia il motivo un po' a spina di pesce e sia le tacchette nella parte in alto a sinistra. Sì, che sono. Sì, 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 quelle sono cose che state fatte dopo sull'oggetto in antico. Mentre invece queste altre foto sono foto appunto di particolari della spada numero 2, questo è il bulbo, diciamo, di cui vi parlavo prima. L'idea che siamo fatti noi è che loro abbiano, tra virgolette, immerso la spada in un qualche cono, un piccolo buco con dentro del bronzo per creare quella parte lì. Sì, per avere la stessa lunghezza con le altre spade. E l'effetto anche di fusione, anche deve essere anche poi magari Claudio e Pietro ci danno anche loro. Poi ci sono qua queste sorta di difetti anche qua nella parte bassa. Diciamo che la spada aveva molti difetti posteriori alla creazione, cioè ha preso dei colpi probabilmente, è stata forse anche utilizzata per qualche cosa in fila rituale probabilmente, però ecco, queste sono le tre spade terminate chiaramente, dopo c'è tutto il lavoro di colorazione. Pure c'è un manico, un manico, due dita che abbiano troboccato, sembrerebbero, quello sì, però è un po', sono molto lunghe. Tu dici del dorso che abbiamo riscontrato che sembrerebbe aggiunto per rapportarle alla stessa lunghezza, poi magari quello era di manicatura, appena è grosso, è bello grosso, è grosso. Sì, queste sono spade che non hanno di manicature, vero? Però quelle due sono spade produttive per cui non avevano di manicature, sembrerebbe, ma non penso per la caccia. Questa invece diciamo che è la preparazione della creazione del sostegno, ugualmente anche il sostegno che doveva appunto sostenere la composizione è stato creato con un'armatura metallica, cioè abbiamo fatto una lama metallica perché doveva rimanere consistente. Per la creazione di questa ghiera appunto che andava poi alla soda principale, noi diciamo che abbiamo probabilmente più o meno sfruttato il metodo originale, nel senso che abbiamo creato questo cilindretto e solo poi dopo abbiamo applicato la decorazione, perché dopo vedrete la fotografia del pezzo originale e si capisce il metodo di lavorazione di come è stato creato in origine questo. Abbiamo fatto questa piccola rete, abbiamo messo la pasta sempre autoindurente e abbiamo creato quelle decorazioni. Infine l'abbiamo applicata ai piedini che sono stati a parte e lì vedete come va ad accogliere appunto la parte terminale della spada. Ecco. Qua si vede male, quello vedremo meglio nelle fotografie col colore, appunto il mondo. E in pratica c'è questa ghiera, sembrerebbe, poi Claudio e Pietro danno anche loro un ragguaglio, anche uno dei direttori, cioè sembrerebbe appunto un unico massello ripiegato, perché è proprio tagliato, cioè in pratica sembra ricongiunto, vedete che ha una parte aperta in pratica, però accostata, quindi ha i capi accostati, quindi sembrerebbe ricavato da un massello scaldato e adattato alla base della spada centrale e poi chiaramente, perché perfettamente nell'originale, si innesta perfettamente. Sembra che sia appunto sagomato sulla sezione della spada, appunto per poterla accogliere e fare in modo che lei non avesse troppo gioco, probabilmente rimanesse troppo adattato. Poi ultimamente a caso, l'ultimo a caso, l'ultima operazione. Sì, sì. Infine gli elementi mobili, cioè i pendenti e le porticine. I pendenti ugualmente sono stati fatti, tutto abbiamo fatto praticamente con questa sorta di rinforzo, per fare in modo che anche muovendo dovesse cadere un pezzo, si può tranquillamente, cioè dovrebbe resistere a lutto. Le due porticine e i sei pendenti. Vediamo se dice sempre. Sì, sì. Non erano lineari ma andavano proprio a degradare come lunghezza proprio. Diciamo che quelli più esterni sono un po' più lunghi nella composizione
completa, e quelli che vanno verso la riviera centrale invece sono un pochettino più corti, quindi fanno un motivo un po' a scalare. Questi sono stati fatti praticamente utilizzando dei cilindretti di bronzo, probabilmente battuti e poi ripiegati, perché infatti la parte finale, vedete, che è ancora a sezione circolare, mentre invece la parte, diciamo, visiva è piatta. È stato un po' complesso anche fare questi, perché nella composizione originale il pendente scende perfettamente parallelo e noi abbiamo dovuto fare una sorta di motivo a punto di domanda, perché se l'avessimo fatto normale a 9, diciamo, noi sarebbero stati storti, rimanevano storti, invece dovevano rimanere perfettamente paralleli. Questo è un dato, chiaramente ce l'abbiamo un po', ci abbiamo dovuto lottare un po' per capire come fare. Però cioè praticamente rielaborando una coppia uno ha anche un'intuizione anche del come, o i difetti o del come a volte è realizzato un originale. L'importante è a volte l'iter operativo anche di una coppia, perché uno studia meglio anche quello che sono appunto le procedure tecniche di un originale. In effetti questi pendenti, è stata un'intuizione sempre di Daniele, quando li abbiamo fatto l'anello finale verticale al pendente, i pendenti rimanevano blitz, non cadevano perfettamente. Perché? Perché osservando poi bene l'originale, il tondino che agganciato in fuori rimane eccedente rispetto all'asse dei pendenti. Beh, l'abbiamo riprodotto uguale all'originale e i pendenti risultavano perfettamente lineari e paralleli. Sì. Questo, diciamo, è un dato tecnico che è interessante da aver valutato sull'originale, e quindi riproducendolo poi in coppia manualmente, ecco perché è importante l'operazione manuale, perché si capisce meglio appunto tecnicamente il lavoro anche sull'originale, diciamo. Questo è lo standard, diciamo, completo, terminato prima della colorazione. Ugualmente per le finestre sembra di riconoscere quasi un taglio completo, loro probabilmente hanno fatto la placca intera e poi hanno fatto il vuoto per le finestrelle, e anche per l'apertura, diciamo, per le finestrelle sì, sembra che abbiano preso dei pezzi quasi tagliati a forbice, perché sono dei tagli netti proprio. Proseguiamo. Ok, questa è la parte finale. Non so, quindi proprio da tu, grazie. Beh, su questo diciamo la caratterizzazione, sì, questa ce l'avevamo la scorsa, sì, siamo fatto un po' più avanti, sì, per far vedere un po' c'erano tutti i difetti, diciamo, del sì, difetti delle spade, cercando appunto di farli più simile possibile la fotografia, ma sono fasi di passaggio della lavorazione, cercando di dare mani di colori differenti per poter arrivare appunto al risultato finale, che è quello. Ecco, una coppia con un'operazione delicata è anche la colorazione, chiaramente, perché anche questa va rapportata sempre ai colori e alle pattine, diciamo, del bronzo originale, quindi è un'operazione anche questa molto precisa, molto complessa. Non è facile a volte riprodurre una coppia, cioè non è prendere il verde bronzo e passarlo sulle superfici, ma è proprio capire anche il meccanismo delle colorazioni dovute proprio anche alla corrosione. Abbiamo anche dei rossi dovuti alla cuprite, abbiamo dei verdi appunto dovuti alla malachite o ai punti, diciamo, di corrosione ciclica del tutto il lavoro che viene sempre fatto appunto con le foto degli originali dietro, uno vuole avere sempre ben chiaro cosa stiamo andando a fare. Sì, questa è stata la lavorazione nelle varie parti della. Questo è il risultato finale, questo è il discorso che facciamo prima, questo è il sostegno. In pratica questa linea, vedete, noi abbiamo ipotizzato appunto che fosse un listello di bronzo che poi si è stato quasi avvolto intorno alla spada, perché la sezione, ci dovrebbe essere proprio una foto all'altro, comunque la sezione è proprio uguale a quella della spada, quindi è una lavorazione fatta apposta, hanno fatto una striscia e l'hanno poi avvolta intorno alla base. Poi probabilmente dopo la seconda fase è stato saldato ai quattro piedini, perché sono due fasi separate. Cioè, lì dice che è una fusione unica, leggendo appunto la scheda del professor Review, appunto sulla logistica nuragica, c'è una scheda appunto su queste spade che parla di fusione unica, cioè dei pedici con appunto la ghiera. E siccome appunto c'è questo dibattito che la ghiera e il tutto e la base sia ottocentesca, anche lì forse magari, ecco, giustamente rispettiamo chiaramente la lettura di Liliu, ma rivedendola oggi l'originale, ecco, c'è da fare veramente uno studio più approfondito su questo reperto, e se all'origine effettivamente, perché non si hanno notizie precise anche sulla localizzazione, sì, ma non sul punto di ritrovamento, quindi si parla di Soscunzados, località
fontana coperta, ma non si hanno dati precisi, essendo una collezione privata, e purtroppo dati di scavo, e vedere se anche queste spade originano veramente, ritrovate insieme, e tutti gli elementi che si associano, che sono ricomposti nell'esposizione, fossero veramente l'origine, provenienti da un unico contesto di scavo. Adesso un po' di foto, in particolare del risultato finale, quello che è del lavoro. Questa è una delle due protoni, in particolare anche la gola delle due protoni, si vede proprio lavorata, probabilmente ce l'ha persa, perché è quasi un segno sottilissimo, il segno qualità per l'altro. Qui ha molti difetti, cioè anche la, per esempio lo stendardo, abbiamo notato, non è perfetto.